prima della gara col Giulianova ha lavorato molto a livello mentale temeva che il campo basso potesse sottovalutare l'avversario questo non è successo adesso bisogna preparare la gara contro la Folgore Veregra un avversario che sarà comunque arrabbiato perché deve salvarsi è allora, una partita totalmente diversa la Folgore ha vinto 7 partite di cui sei in casa è un campo dove non si può giocare a calcio perché è un campo che mi dicono molto brutto, con una squadra che avrà il sangue agli occhi e, e quando ci sono queste partite i giocatori sanno benissimo che è una questione di vita o di morte perché la retrocessione è brutta per tutti, quindi sarà una partita molto molto delicata, tra parentesi hanno un attacco di, di assoluto livello perché Padovani, Pedalino, Naziconi sono giocatori lo stesso sbarbati che... A volte gioca, a volte no, sono giocatori per la categoria di, di livello è anche vero che hanno dei problemi, perché se stanno lì vuol dire che hanno dei problemi. Hanno fatto solo 7 punti nel, nel girone di ritorno e noi cercheremo di sfruttare proprio questi loro. Eh, questi loro punti deboli per poter fare il risultato. Ci sarà anche Fano Matelica lei per Chitifa? Eh, sinceramente, eh, se il Fano dovesse vincere cioè, si allontanerebbe la seconda posizione, quindi sicuramente non posso fare il tifo per, per, per il Fano. Eh, se il Matelica dovesse vincere e noi non fare il risultato saremmo così di nuovo impelagati per il terzo posto, quindi non posso fare il tifo neanche per il Matelica, quindi credo che eh, il risultato che ci aggraderebbe di più se proprio dobbiamo guardare agli altri fermo restando che noi dobbiamo pensare a noi stessi dovrebbe essere il pareggio finalmente potrà fare qualche scelta in più proprio a livello di numeri, visto che rientrano tre giocatori squalificati. Questo cambia un po' le cose, almeno dal punto di vista della tranquillità. Sì, qualcosina, però non ci facciamo mancare niente perché si è fermato Jonathan che per noi in questo momento era un giocatore ed è un giocatore importante, lo dicono i numeri, lo dicono i numeri in fase realizzativa, quindi eh, ho fatto l'ecografia, c'è un, un leggero risentimento al quadricipite, speriamo che possa eh, quantomeno far parte della comitiva. Non so, è, è anche vero che se dovesse essere una cosa che ci eh, porterebbe delle problematiche, poi eventualmente per i playoff sarei il primo a dire di. Che è meglio star fermo, non sono uno che sfrutta i giocatori. Lo stesso Filippo Gattari si sta allenando con noi, e... però, comunque potrebbe avere qualche, qualche, ancora qualche problema negli scontri. E... e quindi credo che queste sono tutte situazioni adesso che dobbiamo gestire in funzione dei playoff, che ormai sono matematici. Quindi. Sicuramente queste, questi benedetti spareggi li dobbiamo fare. Quindi, la gestione di queste partite e anche fermorestando che noi dobbiamo fare risultato pieno, cercare di fare risultato pieno per poter magari eh, avere la possibilità, anche magari un sogno di raggiungere la seconda posizione, quantomeno di mantenere il terzo posto. Quindi, fermorestando questo, dobbiamo assolutamente pensare che la gestione di queste situazioni in questo momento diventa determinante. Ne fanno più piacere i due gol incassati in sette partite, cioè i, solo, i soli due gol incassati in sette partite, oppure gli undici realizzati nelle ultime quattro? Ma mentre i due gol non sono, diciamo, tra parentesi una, una novità, perché comunque è una squadra che, che subisce poco, e sicuramente mi fa piacere in questo momento maggiormente la, la ritrovata vena realizzativa di questi giocatori. Eh, probabilmente si sono anche sbloccati perché comunque come eh, nei tempi non sospetti che magari avevamo un bottino più magro vi dicevo che era un fatto solo ed esclusivamente di capitalizzare le azioni da gol che ci procuravamo e adesso probabilmente questo sta succedendo sono diventati anche più consapevoli delle loro eh, capacità realizzative anche se per esempio uno come Peppe in questo momento si è un po' bloccato e lui ha grandi capacità realizzative, le ha sempre avute e adesso sta soffrendo anche lui un po' questa esigenza di far gol su due o tre partite che a tante occasioni non riesce eh, a realizzare, quindi sono, sarei contentissimo se anche lui riuscisse a fare, fare gol perché come Aquino d'altra parte sono tutti i giocatori di cui abbiamo bisogno di qui alla fine del campionato. La società, tramite il futuro nuovo socio Agnello Aliberti, ha fatto sapere che se ci saranno le possibilità il campobasso effettuerà la domanda di ripescaggio tra i professionisti. Questo quanto aiuta anche il lavoro dell'allenatore nel trovare eh, le giuste motivazioni e quanto può magari aiutare anche a ritrovare il vero pubblico di campobasso, quello che finora i risultati importanti della squadra non sono riusciti ad attirare? Ma intanto bisogna che questa società voglio dire si, si, si faccia perché poi alla fine notizie ufficiali non ci sono per adesso parliamo sempre di se e di ma eh, quindi eh, c'è bisogno che questa società almeno si, si crei prima di tutto ed eh, è il primo se e poi dobbiamo parlare del se, della nuova De Martino, e quindi l'eventuale eh, possibilità che le rosse squadre, squadre possano far giocare una, squadra, eh, una seconda squadra in Lega Pro, e quindi anche qui ci dovrebbe essere nuova, un nuovo format. Eh, io dico che noi dobbiamo parlare sulla realtà, la realtà è quella che dobbiamo fare dei playoff, noi dobbiamo fare la nostra strada e pensare di fare il meglio possibile. Poi quello che succederà da qui a luglio sono problemi che si eh, esamineranno e si risolveranno di volta in volta. In questo momento a me mi interessa questa società e questa squadra perché andare troppo in là potrebbe portarci solo delle problematiche nella testa. Magari anche a livello interlocutorio, invece, questa società è andata un po' in là con i discorsi con Favo, nel senso si è già discusso un po' di quella che potrà essere la prossima stagione? No, io conosco Giulio Perrucci, conosco Marco Meo, conosco Edoardo Falcione, conosco gli attuali dirigenti, quindi in questo momento non c'è stato nessuna mena, anche perché non. Effettivamente questa, questo matrimonio credo che si sia fatto molto su, su, su eventuali discorsi che hanno fatto tra di loro e con voi, ma agli effetti credo che non sia ufficiale ancora il, il passaggio, quantomeno l'entrata sia di Aliberti che di altri eventuali soci. Io me lo auguro per il futuro del campo basso perché è logico che... Credo che con una società ancora più forte si potrebbero raggiungere, eh, non per Favo, perché Favo poi è un professionista, oggi è stato da una parte, domani è stato un'altra parte, ma per loro e per Campobasso un, un futuro radioso, il futuro che, che merita una piazza del genere di tornare a certi, a certi livelli. Eh, io credo che poi di volta in volta anche questo entusiasmo della gente tornerà in base a, ai risultati che, che verranno. È logico che è stato troppo brutto l'inizio che ha fatto allontanare eh, la gente dal campo, eh, ci auguravamo un po' tutti, anche per, com comunque per la, la solidità economica di questa società, che eh, tutti questi risultati portassero un po' più di gente, però probabilmente la vedremo ai playoff. Mi auguro che la vedi almeno una partita, la vorrei fare con, con lo stadio diciamo, un po' più diciamo pienotto oppure sarà per l'anno prossimo magari se a lei fa... facesse piacere rimanere Io ripeto, eh, ho già risposto alla domanda credo che sia stato chiaro